Ecomondo 2014, siamo con Cesarina Ferruzzi, responsabile sviluppo di Ambientesis. Bentornata su greenbiz.it. Grazie. Il settore ambiente come sta andando? Va avanti o resta ancora imbrigliato nelle mille problematiche che lo circondano? Ecco, questa è una bellissima domanda alla quale noi tutti operatori che siamo presenti nella fiera di oggi vorremmo avere delle risposte anche dalle nostre competenze, ovvero Ministero nonché leggi di contorno. Siamo tutti pronti ad investire, pronti a fare, pronti a portare avanti le attività ambientali. Non è vero che non ci sono i soldi ci sono per fare bonifiche, per fare interventi. Il problema di oggi rimane sempre la burocrazia. Tutti parlano delle semplificazioni, facciamole. Oggi come oggi una legge presenta una normativa sul campo ambientale, sulle piccole bonifiche, sulle terre bonifiche, sui terreni, piccoli cantieri, 6.000 metri cubi, inferiori, superiori. C'è un tale coacervo di normative che gli operatori si perdono, per non parlare poi di coloro che invece devono effettivamente operare o effettivamente fare. Ora, se vogliamo portare avanti una semplificazione, cerchiamo di farla, caro governo, caro ministro, ma soprattutto, poiché gli operatori sono pronti e disponibili e ci sono ad investire, nonché a portare avanti bonifiche, cerchiamo di non perdere le possibilità e le opportunità che ci sono, perché molte volte rimaniamo schiacciati dalle solite ed eterne burocrazie. Ogni provincia, ogni regione, ogni ARPA, ogni ASL, ognuno governa a modo suo e tutto questo porta a un blocco delle situazioni. Questo non è fare ambiente, questo è bloccare e soprattutto nei casi dove la salute è preponderante, dove l'ambiente e la sicurezza devono essere preservati, non possiamo permetterci di avere sempre questi lacci e laccioli che condizionano ogni iniziativa. E che ostacolano aziende come la vostra che sono pronte ad investire, investimenti come quello che avete fatto noi, con Desi, esatto, ad esempio. Abbiamo fatto ulteriori investimenti nella Sud, in Puglia, una discarica con un annesso un impianto di inertizzazione per rifiuti industriali in provincia di Bari, a Barletta, che è partita a luglio. E questo vuol dire sempre comunque investire nel controllo e nella gestione dei rifiuti industriali. La discarica sta lavorando, rifiuti stanno arrivando, ma questo per noi è un benessere, è un'attività industriale che vuole andare avanti. Ma anche in questo caso abbiamo impiegato 4 anni per arrivare all'apertura di un impianto che era già autorizzato. In questo modo qualsiasi operatore, imprenditore che possa essere, viene sempre scoraggiato, perché in 4 anni non puoi sempre rimanere in attesa di situazioni o di risposte che non ti arrivano. Parola d'ordine, semplificazione e l'appello che gli operatori lanciano all'istituzione di Ecomondo. Grazie. Prego.